Oggi video haul un po' particolare, un po' strano, perché vi farò vedere cose un po' magiche. Ebbene sì, ci sono ricascata. Ho acquistato cose che mi comparivano sui social. Allora, io odio queste pubblicità che vi compaiono continuamente sui social, Instagram, Facebook, sempre quelle martellanti che alla fine, cioè, devi comprare perché non ne può più. E a me questo sito ha attirato subito. Praticamente era la pubblicità di candele. Andando poi a guardare, allora un po' mi attirava il packaging e andando poi a cliccare, quindi a guardare, ho visto che erano tipo candele per fare dei riti. Ok, io non è che creda alla magia o queste cose, però la cosa era carina, erano anche carine esteticamente. Andando poi ulteriormente ad indagare sul sito, ho visto che è un sito inglese, comunque della Gran Bretagna, che spedisce dal Galles. E la cosa mi ha attirata perché magia. Quindi cose un po' misteriose, Galles, Scozia, insomma quelle zone lì mi hanno attirato tantissimo. Ho pensato, questo è il sito per me, per fare appunto un acquisto un po' particolare dal solito. E quindi vi faccio vedere che cosa ho preso, perché poi ho visto che praticamente ho visto anche qualche video su YouTube di unboxing di box spedite proprio da questo sito, perché questo offre anche appunto il servizio quello lì di box mensili a pagamento, a tema appunto sempre magico, comunque di rituali. Però io a me non mandava di spendere per la box, anche se poi sì, ok, ti puoi disiscrivere quando vuoi, però non mi andava. Ho visto invece che c'era anche la possibilità, a un prezzo minore, di poter acquistare una mini box a sorpresa, una tantum, e ho fatto questo, quindi mi sono presa questa mini box a sorpresa, per il gusto anche appunto di spacchettare una box a sorpresa, e quindi vediamo insieme che cosa c'è. Parto subito da dirvi che mi hanno fatto anche un regalo, mi hanno regalato queste, qui ho tutto il tavolo sporco praticamente. Mini Bath Bombs, questa è la confezione che le conteneva, che sono appunto delle bombe da bagno un po' frantumate, che però sono, diciamo, ispirate a delle gemme, perché loro vendono appunto anche le pietre, perché appunto si rifanno anche a queste cose del potere delle pietre, insomma tutte queste cose. Allora, queste hanno veramente un ottimo profumo, tipico proprio di prodotto da bagno, e siccome io ho la vasca, sicuramente le utilizzerò. Sono carine, anche se appunto sono un po' frantumate. Ok, tutto sporco. Faccio vedere che cosa ho preso, perché di questo sito, oltre alle candele, mi attiravano anche i tè. Hanno un sacco di tè. Tè e infusi, insomma, prodotti di questo tipo. Allora, innanzitutto ho preso una candela, però vi dico già che la candela di per sé già mi ha delusa. Allora, la candela è questa, c'era la linea dedicata ai segni zodiacali e io ho preso il mio, che appunto è lo scorpione. Hanno tutte queste, diciamo, etichette un po' stile antico, sembrano appunto sì, cose un po' così antiche. E la candela è nera. Però, come vedete, non c'è un tappo. Mi è arrivata, sì, super ben imballata, era tutta dentro ad una busta piena di bolle, quindi non è assolutamente rovinata, però già di per sé profuma pochino, molto pochino, e ha un profumo un po' dolciastro, e secondo me quando brucia questa non si sente nulla. Però ok, l'ho presa, e però ecco, senza tappo non mi piace assolutamente, si riempie di polvere e boh, non mi ispira granché, però il packaging è carino. E poi ho preso due tè, ovvero un tè e un infuso. Anche questi, come vedete, hanno dei packaging troppo carini, con il tappo di sughero, sembrano veramente boccette di pozioni e troppo carino, cioè a me queste cose fanno impazzire, sono bellissimi,
i packaging sono bellissimi. Allora, ho preso questo tè, che è tè verde alla menta, semplicissimo. Dietro c'è proprio scritto contains green tea and spearmint, quindi proprio è tè verde alla menta, e questo mi attira tantissimo. Io adoro il tè alla menta. Sentiamo il profumo, perché io non l'ho neanche ancora aperti. Ok, sembra sciroppo alla menta, però non voglio dire nulla perché va provato ovviamente, e quindi questo. Quest'altro invece non è un tè, ma è herbal tea, c'è scritto loose herbal blend Mayflowers. Ah, questo contiene la camomilla, petali di rosa, pezzi di arancia, succo di limone, lavanda, stevia. Mi piace perché non c'è lo zucchero, quindi questo è proprio un infuso di erbe, e questo pure mi piace tantissimo. Cioè, guardate quanto è carino, si vedono proprio i pezzettini di camomilla, è troppo carino. E vediamo questo come, sentiamo come profuma. Ok, questo sembra un classico biscotto, sembra quasi un panettone, ha proprio il profumo del panettone. Questo mi attira tantissimo, questo secondo me è veramente top. E poi veniamo a questa misteriosa box, mini box a sorpresa. E allora, questa è la box e questo è il fuori, Themed Wild, è bello, rispecchia molto appunto le loro etichette. E aprendola, troviamo questa carta che io già avevo visto nei vari video che avevo visto di spacchettamento, ed è una carta molto bella perché si ricorda un po' rituali e cose magiche e cose varie. Però diciamo che il contenuto della box un po' mi ha deluso, già ve lo dico. Comunque andiamo avanti. Allora, ho visto che nella box, quella che arriva ogni mese, c'è il foglietto illustrativo con spiegazioni e cose varie, insomma, che vi dice cosa contiene la box. In questa non c'è, quindi andiamo un po' a tentoni. Allora, abbiamo questo olio Purification, si legge proprio anche male, A House of Rituals Collection, ed è anointing oil, è un olio. Io praticamente questo penso che lo utilizzerò, essendo un olio per i capelli, e contiene olio di mandorla, olio di arancio, lemongrass, l'olio quindi di lemongrass, olio di limone, olio di lime e pezzetti insomma di succo di arancia. Quindi carino. Non ho ben capito che cosa si usi, ma a cosa si usi, ma io lo uso appunto per i capelli, penso che male non farà. Allora, l'odore non è un granché, non si sente quasi nulla, però appunto è un olietto, e speriamo che non mi faccia un colore strano ai capelli o cose, o anche di peggio. Poi qui dentro a questa bustina nera molto misteriosa c'è una cosa brutta. Ve lo dico subito, c'è un anellino, perché loro vendono anche gioielli e anche cose di abbigliamento, però questo anellino è veramente qualcosa di orrendo. È praticamente un cactus molto stilizzato, cioè è brutto. Forse di qua si vede meglio. Allora sì, ok, questo insomma, ora per dare un po' di luminosità alla mano, tanto, ma di buono c'è che è anche regolabile dietro, cioè vedete proprio che la qualità è veramente molto molto bassa, scadente. Cioè, secondo me nelle uova di Pasqua si trovano a volte gioiellini migliori. Poi qua abbiamo il quarzo verde Green Quartz, in questo bellissimo sacchettino di tela. Questo è molto carino, il sacchettino, e dentro ci sono proprio
queste pietruzze di quarzo verde che io metterò in un mobiletto qualcosa, perché ho già dei sassolini e ci aggiungerò anche questi che sicuramente serviranno per qualche rituale, cose varie, ma io non ne ho idea. E poi ci sono queste due candele che molto probabilmente servono per dei rituali. Sono al miele e si sentono anche dall'odore, quindi io queste le brucerò come delle semplicissime candele. E vabbè, sono carine perché sono dei foglietti accartocciati, no? Chissà poi a cosa servono in realtà. Comunque ho queste due candeline. E poi finalmente arriviamo al pezzo forte della box, che è un altro tè, e questo è il Bonset Organic Herb, quindi no, non è un tè, è un misto di erbe, contiene foglie Bonset Herb, foglie, fiori e boccioli. Ok. Vediamo che cosa sono questi. Cos'è Bonset? Ve lo dico subito. No, ok, è proprio chiamata così. È un'erba perenne nordamericana. E quindi niente, dietro c'è lo spazio trasparente per farvi vedere com'è dentro il tutto. E quindi niente. E c'è scritto, praticamente c'è anche sopra stampata una frase di Ippocrate, e c'è scritto che di lasciare il cibo, che sia appunto la vostra medicina, e la tua medicina, che sia il tuo cibo. Bah, non l'ho capita. Comunque, ok, curati praticamente con le erbe, una cosa del genere. E quindi niente, questa è tutta la mia box. Insomma, che dire, ho fatto una prova perché mi attirava tantissimo il contenuto, diciamo, i prodotti di questo sito, ma sicuramente insomma non ci ricomprerò più nulla, perché sono cosine che comunque non mi servono. La candela che più mi interessava non mi attira, i tè ok li proverò, ma ce ne sono migliaia di altri, quindi proverò altri siti. E quindi niente, vi ho fatto scoprire una cosa nuova, un sito nuovo che magari può anche piacervi, o comunque se volete dare uno sguardo su quello che offre, o se anche voi volete magari ordinare la prossima mini box a sorpresa e scoprire che cosa vi regalano. Vi regalano, alla fine lo paghiamo, però vabbè. E quindi niente, io vi ricordo di seguirmi sui social, e sotto trovate tutti i link, e di iscrivervi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!